alle Fiere Zootecniche Internazionali. Tra pochi minuti si festeggiano i 110 anni della Ferraro di Mangini, ovviamente una delle aziende zootecniche del territorio più antiche e storiche. Siamo con il patron Maurizio Ferraroni. Congratulazioni, felicitazioni per questo bel anniversario. Evviva la Ferraro di Mangini. Esatto. Quali sono ovviamente le emozioni alla vigilia di questo festeggiamento? Sono veramente felice di festeggiare i 110 anni in occasione della Fiera di Cremona e tra l'altro in un momento innegabilmente favorevole alla zootecnia italiana dopo tanti anni di sofferenza e di duro sacrificio. E devo fare i complimenti ai nostri clienti e agli allevatori per aver tenuto duro i momenti difficili e oggi beneficiare degli investimenti e sacrifici fatti negli anni. Quindi un momento di gioia che si iscrive in un momento favorevole per tutto il settore, ma facciamo anche un po' di Amarcord. L'azienda 110 anni fa, forse addirittura di più, qualcuno dice, è stata fondata dal bisnonno Enrico, sì. Ma Maurizio, che il bisnonno ha potuto conoscerlo, ha un ricordo veramente speciale del nonno Ettore, giusto? Esatto, qual è questo ricordo? Del nonno Ettore. Purtroppo io ho perso il nonno che avevo solo 2 anni, però ho in mente veramente 2 immagini del nonno, uno a livello abitativo e un altro ricordo del nonno visivo, nel momento in cui io andavo incontro mio nonno che mi portava il gelato e dietro vedevo le grandi colonne, vedevo. E allora a un certo punto ho chiesto a mio padre, papà, ma perché io quando andavo incontro il nonno vedevo le colonne gigantesche? Dov'ero? Lui mi ha detto, erano le colonne della Galleria 25 Aprile, perché una volta il mercato zootecnico dei bovini venivano tenuti in Galleria 25 Aprile, era il luogo di ritrovo di tutti gli operatori del settore. E quindi dietro il gelato c'era il nonno e c'erano le colonne. Una cartolina straordinaria, una suggestione meravigliosa. Invece tornando al presente, Maurizio, ti chiedo quali sono le prospettive di sviluppo della Ferraro di Mangini per il prossimo futuro, bilanci, investimenti e quant'altro. Sì, diciamo che mio padre mi ha sempre detto che bisogna credere nell'azienda di famiglia e investirci. Investire vuol dire investire nei macchinari, ma soprattutto negli uomini. E la forza della mia azienda è data da tutti i miei dipendenti, dal forte attaccamento alla maglia e dalla volontà di fare. E io sono orgoglioso di essermi delegato della Ferraroni, ringrazio i miei soci che mi sopportano, Enrico, mio fratello Ettore, mio cugino Ettore Carlo, e soprattutto anche tutti i dipendenti che dimostrano ogni giorno di essere legati all'azienda. E ancora oggi, nonostante i microchip, i sensori e l'intelligenza artificiale, fortunatamente la differenza la fanno ancora gli uomini. Congratulazioni ancora Maurizio, grazie. A te alla Ferraro di Mangini. Cerchiamo di trovarci, non dico tra 110 anni, ma tra qualche anno ancora. Senza dubbio, ci vediamo presto, grazie.